Paolo Tiralongo, uno dei grandi protagonisti di questa terza tappa, è arrivato a giocarsi la vittoria nel finale con Santaromite Scarponi. È andata male, è stato, come si dice, il primo degli sconfitti, un po' di amarezza. Sai, quando perdi una corsa non sei mai contento. Poi sai, oggi ci tenevo molto a far bene, però ho trovato un Santaromita che ha giocato d'astuzia. Niente, io nel finale sinceramente non ero tanto brillante, perché tutto il giorno in fuga sono stato quello che praticamente ha fatto la selezione sulla salita per rientrare sulla fuga. Ho speso un po' troppo, ecco, nel finale ero un po' a gancio anch'io. Poi sai, è un mese che non corro e rientrare così sono contento, perché so che la condizione sta per arrivare, il giro si sta avvicinando e siamo pronti, dai. La dimostrazione che la Astana ha diverse frecce al proprio arco. Abbiamo tante frecce, ma abbiamo un capitano unico, che è Nibali. Noi punteremo il giro solo su di lui, sarà il nostro faro, cercheremo di proteggerlo in ogni terreno, agli uomini adatti per qualsiasi percorso. E c'è a me, che da parte mia ho l'esperienza di aver corso con tanti grandi campioni. Astana contro Sky, Nibali contro Wiggins, anche al Giro d'Italia. Eh sì, sarà una bella sfida, due grosse squadre con dei bei corridori, due grossi campioni che sicuramente daranno spettacolo lungo l'estate del Giro. In più un Fabio Aru che si sta dimostrando un giovane di assoluto valore. Ma Fabio è un ragazzo forte. Sinceramente l'ho preso sotto la mia ala, perché abita vicino a casa mia, ci alleniamo tutti i giorni insieme, so il suo valore e lui al giro dovrà fare esperienza, imparare, stare lì tranquillo e poi chi lo sa, magari sarà l'uomo che manderemo sempre in fuga.